Allora, Daniele Campani, classe 1961, abbiamo intervistato Vecchi, il più giovane, tu l'intermedio, Carletti un po' più... Sono diventato uno dei più anziani, gioco forza perché il destino della vita ci ha riservato delle brutte sorprese. Sono diventato uno dei più anziani del gruppo, però sì, probabilmente anagraficamente sono a metà, sono a metà strada tra i ragazzi nuovi, tra virgolette, e Beppe. E questa poi è la peculiarità dei nomadi, trasversale, dagli 8 anni 60. Siamo trasversali come il nostro pubblico, alla fine siamo uguali, quando dicono... Dai nomadi vanno i bambini fino agli anziani, penso che sia una verità, non è neanche una grande scoperta, se vuoi è una banalità, potrebbe essere una cosa che anche i gruppi di liscio hanno, però noi abbiamo questo rapporto veramente molto pieno con gli amici che ci vengono a trovare e forse è questo che piace alla gente, che piace anche a noi per rinnovare un attimino e uscire dal cliché del concerto classico. Allora, abbiamo detto a Carletti, qualcuno ha definito la vostra musica nomadi terapia, sei contento? Sì, il dispiacere solo nel fatto che noi dobbiamo servire da cura a qualche cosa che non so che cos'è, che forse si potrebbe evitare. Noi ci piace pensare di... Guarda, io avevo un amico che diceva, guarda, a me i nomadi non piacciono tanto, però so che fanno star bene la gente, per me questo è una cosa positiva e per me è stato un grande piacere. Cioè, era un amico che mi confessava il fatto che... Però il fatto che anche io a volte mi metto lì e dico... Abbiamo 5.000 persone, abbiamo 4.000 persone, escono dal concerto con il sorriso sul... Nonostante le nostre canzoni a volte fanno riflettere, sono dure, insomma. E quindi se riusciamo a far star bene qualcheduno abbiamo poi raggiunto quello che è l'obiettivo, dovrebbe essere l'obiettivo della musica, dovrebbe essere il nostro, insomma. Ma sulla pelle mia, io voglio amare e farmi male, voglio morire di te, io voglio vivere, ma sulla pelle mia, io voglio amare e farmi male, voglio morire di te. 380 concerti, 118, 124, tu quanti ne hai fatti? 624, oh, dai, 624, oh, record mondiale, davvero? Dal 70. 624 concerti del 70 che li fanno. Dove sei tu? Bologna. Ne abbiamo conosciuto uno, 624 concerti. Sì, sì. Così. Più di te? Sì. No, però. Posso darti un bacio? La moglie, non c'è la moglie, vero? No. Non ce l'hai? Cico! Cico, dagli dentro! La caratteristica dei nomadi è che hanno un occhio di riguardo per chi ha dei problemi e pretendono, diciamo, nei loro concerti un gruppo che li ascolti in prima fila. È una cosa che i ragazzi sono contenti? Beh, guai, io ti dico, seguo soprattutto Andrea in maniera diretta. Lui è molto, diciamo che la musica per lui è molto importante perché non sembra, però l'accessibilità di questi ragazzi è 10 volte superiore rispetto a quella dei cosiddetti normali. In effetti Andrea, lui si commuove ascoltando i testi, ascoltando determinate canzoni. E i Nomadi tra l'altro sono tra i suoi gruppi preferiti, insieme ai Pooh, insieme a qualche altro gruppo, insomma. Però la musica per questi ragazzi qua, infatti non so se hai mai sentito parlare di musicoterapia, cose del genere. La musica dà degli input, degli stimoli, delle sensazioni che sono uniche a questi ragazzi.